Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi faccio una maschera fatta in casa, una maschera che si usa sotto la doccia. Dunque, io i capelli li ho lavati lunedì, oggi è venerdì, il video verrà pubblicato domenica. Ok, fin qua ci siamo. Dunque, io lunedì non avevo tanto tempo e dovevo proprio lavarmi i capelli perché veramente erano inguardabili. Io non ho fatto nessun tipo di video, non ho fatto nessun tipo di trattamento. Anzi, l'ho pettinato con flexi blush, non ce la posso fare. Col sexy blush. col flexi brush. E quindi i miei capelli sono molto frizz e anche se sotto, aspetta che riesco a vedervi, anche se sotto i ricciolini non sono male, quindi oggi faccio questa maschera e sapendo che voglio fare una specie di treccina laterale, che da bel po' che lo voglio fare. Quindi oggi è la giornata giusta. Dunque, vorrei fare delle treccine fino qua e fare l'effetto tipo crazy dietro così, gonfi e così. Questa qua è l'idea di farli così. Vabbè, prendo un pezzettino di qua e farli tipo così. L'unica cosa che voglio comunicarvi, io dunque sono quasi un anno che sto utilizzando come si chiama, la cuffia. Ok, l'unica cosa che questa cuffia qua è all'elastico. E a me l'elastico non mi piace che mi arriva fino qua, non riesco a dormire la notte, quindi io lo appoggio sempre qua. Mi sta facendo cadere i capelli in questa parte di qua. Quindi ragazze attente con la cuffia. Io mi sono resa conto di questo vuoto qua e quindi lo sto trattando. E la cuffia cerco di metterla un pochettino o fino giù o l'elastico lo lascio largo e lascio che si appoggia sui capelli qua piuttosto di la fronte in questo punto. Quindi, come vedete, ma io con i miei trattamenti magici ce la faccio tranquillamente recuperare. Non mettetela proprio sulla linea come faccio io, ho fatto un grande sbaglio. Quindi, un consiglio per tutte le amiche, per tutti gli amici. Andiamo col trattamento. La materia prima la prendo dal mio umile balconcino, prendo l'aloe che tra l'altro sta crescendo tantissimo, sono contentissima. Come sapete, l'aloe va benissimo per i capelli ricci, secchi, danneggiati e combatte tanto l'umidità. Quindi io vado a fare questa maschera che realmente è un balsamo che si applica sotto la doccia, super mega idratante, molto idratante per i capelli ricci, crespi, secchi. E quindi vado a mettere 3 cucchiai di burro di karité, che io questo burro di karité ce l'ho da un sacco di tempo, l'ho comprato un po' di tempo fa e lo uso sia per il burro cacao, maschere per il viso, per i piedi soprattutto e per i capelli. Vado a mettere il latte di cocco che io congelo, voi potete utilizzare il latte di cocco liquido, io ho messo 4 e ci ho messo il gel di semi di lino che io ce l'ho congelato. Come sapete, io li preparo una volta ogni tanto e lo congelo e ce l'ho sia in cubetti che in plastica. Quando il contenitore di cubetti ce l'ho pieno, allora lo metto sempre nei sacchettini di plastica e li metto nel congelatore. Adesso vado a pulire la mia aloe, anche se la prossima volta ci voglio provare che hanno preso proprio l'aloe intero e l'hanno frullato. Comunque le mie unghie lo so, sono da rifare, anche se li rifarò credo lunedì o martedì. Reggono. E vado a mettere tutto nel pentolino, cercando di prendere l'ultima goccia, anche se fa schifo, però fa niente, ragazzi. Ci serve, ci aiuta tanto. Niente, li faccio sciogliere, li faccio andare a fuoco lento, ma pochissimo tempo. Il tempo che si scioglie, il burro di karité, un pochettino il gel di semi di lino e basta. Prendo tutto e frullo tutto l'insieme.
quando andiamo ad applicarlo, applichiamo pochissimo e il resto lo mettiamo dentro un contenitore e mi raccomando, lo mettiamo in frigo perché si indensa e diventa come una specie di balsamo, come una specie di crema. Che questo mix va benissimo sia per idratare il viso, per idratare le mani, per idratare i piedi, per idratare i capelli. Lo possiamo usare sia sotto la doccia che anche quando si seccano i nostri capelli durante la settimana, applicarlo. L'unica cosa che non ha un odore, ha un odore di gel di semi di lino, non ha assolutamente odore. Adesso, come vedete, si sta sciogliendo tutto. Vado a frullarlo. Bella gente, se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei video con le mie creatività, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva sempre tutta la novità. Dopo che ho lavato i capelli pettinati sotto la doccia, vado ad applicare questo balsamo. Ne metto pochissimo perché è veramente molto molto corposo e molto troppo grasso, sinceramente, per applicarlo tutto, perché già quando l'ho applicato sui capelli proprio li dominate completamente e si sente proprio quando l'ho applicato su. Io lo metto pochissimo, pettino, leggo i capelli e continuo a fare la mia doccia. Li lascio a riposo all'incirca 5-10 minuti perché adesso vado a fare il scrub su tutto il corpo, quindi tardo quei 10 minuti più o meno e li lascio in pausa. Ad esempio, potete lavare i capelli, lasciarli proprio usarlo come una maschera sui capelli, lasciarla a posa. Per un'oretta, qualcosa del genere, e super mega idratante. Pettino, leggo i capelli e li metto a riposo e poi vi porto al styling. Vado a dare il tocco di colore ai miei capelli sbiaditi col mio Crazy Color. Io lo uso in questo modo perché è molto più comodo e soprattutto non voglio farli diventare molto 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 rossi e non voglio dedicargli tempo per il colore questa volta perché voglio dedicare tempo più che altro alle mie tricine, che mi prendono un sacco di tempo. Mi dispiace che questo video è lunghissimo, è di ben 22 minuti, ma non potevo farne altrimenti perché era di un'ora e sono riuscita a stringere finché sono arrivate 22 minuti. Comunque, bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Buona visione.
Eccoci, ho asciugato i capelli col phon, mi sono truccata, sembro impressionante dal prima e il dopo, però vabbè, comunque la sera anche la luce non aiuta. Adesso vado a separare i capelli per farvi vedere il risultato finale con il mio separatore. Dunque, la maniera per riuscire a mantenere tutti i capelli da questo lato, tutti i capelli a questo lato, cercare di chiudere bene e chiuderò bene qua. Non avevo le pinzettine, quelle belle da mettere. Comunque, la luce. I ricci sono molto belli. Ecco, il risultato è questo qua. I capelli, se, non so se così sono riusciti, guardate i capelli bianchi e ne sbatto. Come vedete, l'ho rullate. Ho tentato sinceramente di fare la tricina. Non sono riuscita bene perché non ci riesco. Sono 1000 anni che non mi faccio le tricine da sola. Io da piccola, sapendo che avevo i capelli bruttissimi, bruttissimi per me, perché erano molto crespi, non sapevo gestirli, mancanza di formazione per gestirli, li pettinavo tanto e facevo tantissime tricine. Me le facevo, sempre me le fatte, me le sono, sempre me le sono fatte da sola. E sono 1000 anni che non me le faccio, infatti piano piano comincio a farmi tipo delle pettinature, vi terrò aggiornati. Comunque, come avete visto, io l'ho messi con la vasellina e belli fermi, belli luminosi, fermi, sembrano così morbidi. Voilà, comunque questo qua è il risultato, cercherò di gonfiarli in questo punto qua. Perché voglio che danno l'effetto voluminoso, non lo stacco proprio da così, così li voglio. Così. Voilà, questo qua è il risultato. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti, se volete qualsiasi informazione, anche informazioni sul trucco che ho fatto, anche il modo come uso il rossetto, fatemelo sapere che posso farvi un trucco velocissimo. Questo trucco a me mi è costato 15 minuti più o meno. Bella gente, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti!